Questa è una tecnica che abbiamo utilizzato per pungitopo e asparago. Ho messo qua giusto due indicazioni sul libro, trovate in maniera un po' più dettagliata, e poi nelle slide non ve le faccio vedere perché sennò impazzite, però magari vi faccio giusto un excursus. Abbiamo fatto, non mi ricordo neanche quante prove sull'asparago per vedere qual era il compromesso migliore, stratificazione, osmo priming, osmo priming, stratificazione messa in acqua. Abbiamo provato di tutto per cercare di massimizzare ottimizzare la germinazione dell'asparago, che è probabilmente una pianta che, insomma, qua asparago selvatico ce l'avete, che cavolo, almeno quello ci dovremmo trovare su qualche pianta prima o poi, no? Comunque, la stratificazione in che consiste? Disporre un contenitore forato, uno strato di sabbia di almeno 5 cm, possibilmente sabbia pulirci, non proprio sabbia di mare, ma insomma sabbia magari di fiume, quella, diciamo, il meno possibile, che contiene altri elementi che possono dar fastidio. Meglio, sì, meglio. Adagiare i semi raccolti appunto a completa maturità, quindi il seme d'asparago, quando è proprio bello maturo, dovete metterlo a fare questo processo di stratificazione. Ricoprite i semi con un altro substrato di sabbia, quindi adagiateli bene e metteteli sopra altra sabbia. Questo appunto è il seme di asparago selvatico. Vedete anche qua, le dimensioni vanno 2-3 mm di diametro, non di più. Quindi la bacca è bella grossa, bella verde o bella nera, come volete voi. Gli togliete la buccia, gli togliete il liquido gelatinoso che c'è, asciugate il seme, vi rimane un seme di 3 mm, quindi comunque piccolino rispetto alla bacca. Quello di pungitopo è un po' più grande, ma comunque, insomma. Quindi disporre il contenitore in luogo aperto, riparato al sole e alle gelate, con questo, diciamo, toast di sabbia, e mantenere una buona umidità della sabbia. Se non volete fare questo procedimento, da lì tendenzialmente il seme dopo un po' vedrete che inizia a germinare, dovrebbe, perché anche qua sull'asparago veramente l'abbiamo provato di tutti i colori. Un altro procedimento che abbiamo trovato, se non si può fare la stratificazione, imbibire il seme a 35 gradi per 24 ore, e poi dopo, se non volete, scusatemi qui, se non volete fare stratificazione, quello era l'ultimo passaggio della stratificazione, se non volete fare stratificazione potete eliminare appunto la polpa, la buccia, mantenere il seme a 20 gradi al buio, scritto ai buoi, non è il caso di buoi, non è al buio, ai buoi è un po' difficile. Su substrato umido per 6-10 mesi. Tendenzialmente, in effetti, c'è, cioè, sicuramente un problema grosso dell'asparago e del pungitopo, diciamo di quel tipo di pianta, è proprio la germinabilità del seme, che è molto 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 difficile. Dopo vi farò vedere, insomma, anche altri dati, magari appunto li scorriamo perché sennò impazziamo sia io che realmente faccio anche fatica a ricordarmi tutte le prove perché c'erano una marea, c'è un elenco, poi vi farò vedere, ma comunque trovate tutto sul libro, sui siti, insomma, l'abbiamo messo da tutte le parti. Se non trovate mi contattate e vedo di risolvere il problema. La scarificazione tendenzialmente è una tecnica che viene usata scusate, soprattutto in alcuni vivai lo utilizzano soprattutto per piante arboree e arbusti. Che cosa fa? Scarificazione non fa altro che ferire, se volete, il seme, creare dei piccoli tagli, creandogli dei tagli, agevolate un po' l'uscita della plantula, insomma, gli date una mano, ecco, diciamo così. Questo serve soprattutto per ridurre la dormienza, quindi accorciare un po' i tempi di dormienza del seme, e può essere fatto in tre modi. Vi ho messo meccanicamente perché fondamentalmente è quello più facile forse da fare, ma anche quello meno rischioso, in quanto l'acqua calda ha cioè si può fare tranquillamente anche quello, ma non ha un effetto facile, nel senso, se pensate tipo a un seme tipo, ma neanche mandorla, uno proprio bello tosto, sì, acqua calda e ne potete da è una marea, ma non ce la fate, esatto, non riuscite. Sì, anche, sì, di quei semi proprio belli, con tegumenti belli, belli, chimicamente con acido solforico, ve lo sconsiglio vivamente, perché non è, sì, non è il massimo, no,
Meccanicamente, mediante incisioni, è più facile. Magari rischiate di tagliarvi pure voi. No, vi scherzo. Comunque, questo è un esempio di scarificatore che avevamo fatto noi lì in vivaio, dove avevamo le piante che facevamo altre prove. Non è altro che praticamente un cilindro di metallo. Dentro avevamo messo della carta vetrata con delle spatole che, girando ad alta velocità tramite praticamente un trapano, niente di particolare. Fa sbattere il seme sulle pareti, la carta vetrata lo fa delle abrasioni e quindi gli crea delle ferite. Naturalmente crea delle ferite e dovete anche lì, poi gioco forza, sempre tempo e incisione del taglio, dovete anche lì farci un po' la mano e vedere qual è il giusto compromesso, perché naturalmente quello che non dovete fare è andare a danneggiare l'embrione. Quindi se voi lo lasciate lì tanto tempo, il seme si spacca completamente, vi taglia pure l'embrione e vi saluto pianta. Questo è un esempio, insomma, sul maggiociondolo, quindi non so se qua ce l'avete, ma penso di sì, insomma. Ok, comunque, insomma, piante simili alla Laburnum ce ne sono tante, insomma. E qua vedete appunto seme scarificato e seme non scarificato con quello scarificatore elettrico, quindi notate che c'è una bella differenza, insomma. La cosa fondamentale poi è che una volta scarificato, comunque il seme potete conservarlo per un po' di tempo. Anche qua più bassa temperatura, su temperature, diciamo, da frigorifero, ecco, insomma, da 3 ai meno 3, e naturalmente mantenendolo così avete un seme già pronto poi per la semina. Quindi un grosso vantaggio di questo, diciamo, di questa tecnica, soprattutto per chi fa piante, quindi per un vivaista, una tecnica del genere su piante, magari che fa appunto maggiociondolo e giardini, è fondamentale, perché naturalmente riesce così a gestirsi meglio i tempi di dormienza, e quindi ha meno tempo morto e anche più velocità nel produrre le piante, insomma, che è poi la cosa che al vivaista serve: più piante fa in meno tempo, più guadagna. Magari poi le butta se ne fa troppe, ma insomma. Questa appunto è la differenza fra seme scarificato e non scarificato. Lì vedete, insomma, anche se è blando come lavoro, però vi dà un'idea. Insomma, sicuramente non c'è un'analisi statistica dietro, ma comunque è evidente che si passa da un poco più del 20% a quasi l'80%, quindi insomma c'è una bella differenza. E qua ci sono altre foto, insomma, vi fanno vedere un po' quello che era il lavoro che abbiamo fatto. Questo appunto è tutto quello che abbiamo fatto sulle varie specie del progetto BioNoverbe. Non sto a farvele vedere tutto perché impazzite, nel senso che sono una marea di dati, però ce li avete, nel senso li lascio, poi se volete magari li possiamo vedere, ditemi voi, nel senso, oppure magari ce li teniamo se abbiamo tempo più tardi o domani, se ci avanza un po' di tempo possiamo vederli e magari ve li commento, se siete interessati li vediamo assieme. Come, ditemi voi. Sì. Allora, no, noi queste qua sono delle prove di germinazione che abbiamo fatto in cella climatica, in tunnel freddo. Quindi in cella climatica vuol dire un ambiente controllato. Noi mettevamo i semi, 100 semi per piastra, in diciamo una camera di germinazione, quindi se vuoi un frigo, in cui noi andavamo a tarare perfettamente la temperatura e l'umidità e anche il ricircolo dell'aria. È proprio una camera di germinazione. È fatta apposta proprio, diciamo, per studi scientifici, se vuoi, insomma, comunque per avere un dato che sia, insomma, scientificamente testato, ecco. E quindi questo, diciamo, è un lavoro un po' più, se vuoi, accademico, scientifico. Qua naturalmente in tunnel freddo, cioè vuol dire in vivaio, in tunnel serrato. Sì. Sì, no, beh, calcola che noi. Questo qui naturalmente i semi devi tenerli sempre umidi, perché altrimenti non riesci. Sì, esatto. Beh, usi le piastre Petri, no? Che sono quelle piastre di vetro che hanno, diciamo, permettono il passaggio dell'aria, perché sono chiuse così e hai un passaggio di aria dai bordi, e lasci sotto una carta da filtro che bagni tendenzialmente, dipende dalle temperature a cui tu lasci, se c'è luce o buio, perché anche lì se c'è luce si asciuga prima, però fondamentalmente ogni giorno, 2 giorni, dipende, però non è che usi, sì, quantità di acqua allucinante. Per sbagliare una piastra da 10 centimetri di diametro, quello sono 10 o 12, non mi ricordo quanto è di per. Sì, su carta da filtro che basteranno 5-6 millilitri d'acqua, insomma, l'hai bagnata.
E questo invece in tunnel freddo, naturalmente, il plateau, diciamo, una prova più, meno accademica, più tecnica, ma forse più realistica, nel senso che magari uno è più facile che magari i semi li tenga, che fa un plateau di semi e li mette in un ambiente, un tunnellino o una zona, diciamo, fredda, comunque, insomma. Abbiamo fatto anche qua lo smooth priming, la vernalizzazione, la stratificazione. Su Silene abbiamo detto abbiamo avuto meno problemi perché, insomma, termina più facilmente. Potete notare qua, non, veramente non vi perdo tempo perché sennò è un peccato, poi magari ci ritorniamo se ce l'abbiamo. Comunque testa, luce, buio, abbiamo visto se c'erano differenze, se il seme germinava meglio con la luce, col buio, a che temperatura, quanti giorni prima, quanti giorni dopo, la percentuale di germinazione dopo X giorni, dopo 8 giorni. Questo su Silene abbiamo fatto le differenze in tunnel freddo con semine di ecotipi differenti, quindi Fossalon e quello di mare. Passo d'Anamea e diciamo è di collina, che non è una zona molto alta, se la Carnizia è proprio di montagna, insomma, sì, sui 700 metri stai. Però se volendolo classificare come ecotipo, diciamo, di mare, di pianura collina e montagna. Anche qua sul Buon Enrico abbiamo fatto prove di cella climatica a 15 gradi, a 20 gradi, semi vecchi, semi nuovi. E con acqua ogni giorno, ogni 4 giorni, quindi anche qua abbiamo portato un po' la differenza col seme trattato, lo smooth priming un giorno, 4 giorni, però anche qua vedete alla fine le differenze sono minime, insomma sì, qua giusto tra queste due abbiamo un po' più differenze tra il 65 e il 55%, ma comunque del 10% poco, cioè non delle differenze che ti dicono ok, quando ovviamente vedi che se gli fai la germinazione con la luce allora funziona, al buio il Buon Enrico sta là e non ti germina neanche se gli dai il Viagra, insomma. E la radicchio di monte invece andava bene sia con la luce che col buio. Anche qua abbiamo fatto miliardi di prove. Questo non so, questo non credo ce l'avete neanche il sedano. Sì, il sedano di monte. Trovato? Ah, coltivato. Ah, vabbè, però, insomma, c'è qualcosa. Sì, è bello forte. Beh, ha un sapore molto forte, va usato a piccole dosi, perché sennò veramente sa solo di sedano dopo. Però è molto buono e lì appunto in Friuli lo usano anche per farci la grappa. Sul pungitopo, anche qua abbiamo provato tunnel freddo, germinazione dopo 3 mesi, semine estive, dopo 9 mesi, semine invernali, abbiamo provato veramente di tutto, di più. Percentuali comunque dopo 20 giorni c'era nato circa il 90%, quindi comunque insomma avevamo avuto dei buoni risultati, molto buoni. No, il pungitopo si mangia il germoglio esattamente come l'asparago. Come il luppolo, come tutte quelle tipo là. Sì, fondamentale è che lo prendi quando è, visto il pungitopo è verde, no? Quando c'ha le foglioline. Tu invece raccogli il getto ancora prima che formi le foglie, quando ha, diciamo, la parte, gli abbozzi fogliari sono ancora, diciamo, tutti costipati nella parte alta, e il germoglio è di colore bordeaux, rosso, sangue. È molto più amaro dell'asparago selvatico. Nella zona triestina e diciamo tutta la zona costiera fino a Venezia anche, viene utilizzato, mi dicevano molto, io non l'ho mai mangiato così, con il pesce, col baccalà, pomodoro e pungitopo. Sì, cotto, no, 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 crudo, ti assicuro che ti fa venire i capelli così. È una cosa tutta muore. Germoglio è come l'asparago proprio, diventa lungo, tendenzialmente è un po' più grosso dell'asparago, diciamo dell'asparagus aguleatus, insomma, quindi fa un germoglio un po' più grosso, un po' più legnoso, no, però indubbiamente è più amaricante, come se vuoi lo senti, è decisamente più forte dell'asparago selvatico, cioè se trovi l'asparago selvatico amaro, ecco, quello è molto più amaro, però. Io non l'ho mai mangiato quel pesce, però indubbiamente, probabilmente, ecco, accompagnato a qualcosa di più dolce, comunque un sapore un po' più tenue,
magari anche acido, perché poi il pomodoro ti dà quella un po' d'acidità, però probabilmente sì, se fanno un piatto tipico, quindi vuol dire che insomma funziona. Sì, si mangiano esattamente come gli asparagi normali. Asparagus appunto acutifolius, abbiamo raccolto il seme in autunno a Lignano al mare, quindi seme nudo, kombucha, abbiamo fatto prove anche qua, potete notare miliardi di trattamenti che abbiamo fatto su seme autunnale nudo, abbiamo fatto 21 più 21 più 42 tesi differenti, siamo impazziti realmente, sì. Questo sempre perché Costantino ci vuole bene, però eravamo in due, cioè, anzi. Devo dire la verità, questa prova l'ha seguita quasi tutta la mia collega. Ah, ok, scusa. E su seme invece kombucha, quello senza buccia, abbiamo fatto 41 tesi, kombucha ne abbiamo fatte solamente 30, sì. Con seme nudo raccolto in inverno, 23. E qua ci avete tutti i vari, insomma, grafici che ci sono venuti fuori. Realmente potevamo fare una pubblicazione scientifica, perché penso che un lavoro tale, se lo replicavamo per qualche altro anno, probabilmente una pubblicazione scientifica ce l'accettavano senza problemi. E sì, vedete la svariata casistica di casi, mortalità e tutto quello in nero, quindi tanto seme c'è anche morto. Indubbiamente l'asparago come il fungitopo, per farlo venire da seme, sì, se fate talea forse va meglio, se prendete parte di radice fate prima, accorciate molto i tempi. Però sempre quel discorso lì, usare seme conviene per alcuni aspetti, se volete usare seme sappiate che indubbiamente queste piante qui hanno bisogno di un bel po' di tempo. I risultati migliori, come vedete, per l'asparo sono stati stratificazione per 30 giorni più immersione in acqua, e dovrebbe essere appunto la 19, se tornate, se vedete sulle slide, ci avete il riferimento, insomma, dovrebbe, vediamo se, no, sono andato avanti. Però sai che non so se è qua, no? No, era questo qua, no? Sì. Stratificazione di 30 giorni più osmo priming di 15 giorni, poi in cella climatica. Questo. E poi stratificazione in 30 giorni più osmo priming, che dovrebbe essere, credo, a questo punto 15. No, solo osmo priming. Vabbè, comunque insomma lo ritrovo. Sì, scusatemi, ma realmente è un casino. Sì, comunque. Questi sicuramente, cioè i dati sono questi qua. La vernalizzazione dà risultati apprezzabili solo se seguita da un periodo di stratificazione, quindi il seme va vernalizzato, stratificato, più osmo, stratificazione, più osmo priming o immersione d'acqua, quindi ci vuole un anno affinché il seme che raccogliete lo funzioni, diciamo. Cioè, quindi se volete accorciare i tempi fate data lea, insomma. Valerianella, anche qua abbiamo fatto un po' di studi su seme, e lo stesso per la Runcus, non voglio appunto dilungarmi troppo su queste cose qua. Scusate ancora, facciamo questa qua, poi penso che. Dovremmo esserci. Poi vediamo come arriviamo. Non mi pare che è tanto lungo, non mi ricordo, ma comunque. Oh, se no. Accorgimenti tecnici per la gestione delle piante in semenzaio e o vaso. Qua diciamo entriamo più in una sfera un po' più vivaistica, se volete, un po' più di settore, però indubbiamente anche qua tanti vivai adesso, grazie anche a questo progetto qua, si stanno muovendo in direzione, proviamo a fare piante spontanee per la coltivazione, però diamo delle, visto che noi abbiamo donato 46.000 piante in regione, i vivai hanno un po' drizzato le antenne, hanno detto ok, quando finisce questo progetto partiamo noi, le vendiamo, e quindi hanno, diciamo, qualche vivaio ci ha seguito da quel punto di vista, cosa che potrebbe essere benissimo replicata anche in vivai o comunque in attività del genere simili qui, insomma, nella vostra regione. Entriamo in un punto, un settore un po' più tecnico, magari. Se vi scoccio, vi annoiate o vedete che non vi interessa, mi fate gesti e io vado avanti. Scelte idonee del terriccio, questi sono diciamo, gli argomenti. Scelte idonee del terriccio, pH del terriccio, concia del seme, gestione del semenzaio, rivicchettamento e concimazione e trapianto. Io vi avevo detto prima, finalmente coltiviamole, dobbiamo ancora arrivare qua, poi le coltiviamo. C'è ancora un po' di tempo.
La scelta del terriccio è fondamentale quando si fa la semina, scegliere un terriccio idoneo per la semina. Generalmente i terricci più usati, tipo Brill, che tanto per fare un nome a caso, ha dei numeri 1, 2, 3, il 3, adesso faccio la gaffa fotonica, il 3 mi sembra che dovrebbe essere quello da per i semi, e 1 e 2 da ripicchettamento, quindi per la piantina. Mi pare sì che funziona la rovescia, comunque trovate scritto sui sacchi, comunque insomma basta che chiedete qualsiasi, quando comprate il terriccio dite per seme, per piantina, e loro ve lo sanno dare. Insomma. Che cosa è fondamentale fare? Di tutti quei plateau che avete visto prima, quando riempite il terriccio, se lo fate a mano, se non avete una macchina, quindi se fate il lavoro a casa, riempite bene il plateau, schiacciate un po' il terriccio, non troppo, perché altrimenti se lo compattate troppo, calcolate che poi dovete bagnarlo, quindi si compatterà ancora di più. Se voi mettete il seme su un substrato che è già pressato fino all'inverosimile, quel seme non riuscirà mai a mettere le radici e a insediarsi. Quindi, quello appunto che vi dico, ci vuole anche là un po' di manualità, un po' di esperienza. Riempite bene il plateau, mettete il terriccio, lo passate così, e poi io con le due dita, diciamo indice e medio, per avere la stessa pressione, andavo, lasciavo, diciamo, appoggiavo le dita in ogni buco, per tutti i buchi, in modo da compattarlo leggermente. Anche perché se mettendo il terriccio non avete premuto bene, naturalmente se c'è tanta aria, mettete il dito va giù nel buco, e quindi riuscite a integrare con un altro terriccio e non perdete quel seme in quella cartuccia, diciamo, quel buco, ecco. Anche qua è importante appunto poi coprire il seme. Stiamo provando diversi substrati, sempre grazie al dottor Cattivello, sempre per aiutare i vivai, anche perché lui è un appassionato, è veramente un super cultore dei substrati. Stiamo provando adesso su piante però da orto, non spontanee, la copertura anziché con la vermiculite, quindi diciamo che è quel materiale che gli permette di rimanere umido al substrato, soprattutto in superficie, dei gusci di mandorla, che però vanno opportunatamente lavati, puliti, perché se ci rimane anche poco poco del mallo, vi acidifica tutto il terriccio e la pianta ve la perdete. Però indubbiamente abbiamo visto che per alcune piante da orto è il primo anno, è il primo esperimento che stiamo facendo, quindi sta Costantino che gli sto sparando fuori no, col fucile. No, comunque insomma, naturalmente ha un prezzo il guscio della mandorla, adesso se funziona poi mi sa che inizierà a salire, però è un prodotto di scarto, quindi costa tipo non mi ricordo adesso se è il 30 o il 70% in meno rispetto alla vermiculite, quindi calcolate i quantitativi che possono venire utilizzati in un vivaio che fa milioni di plateau, e c'è un risparmio, ragazzi, che insomma è a tanti zeri prima della virgola, eh. Sì, tritati, grandezza, abbiamo provato diverse grandezze. Mi pare che sopra, diciamo, tra 2 mm e 1 mm, proprio, sai, come il seme delle olive, no? Quando viene, diciamo, lavorato, che rimane di quella grandezza lì, circa 1-2 mm, insomma, di proprio nocciolino, insomma, si chiama nocciolino, mi pare, quello che viene fuori dalla sansa, no? Ha quella consistenza. Infatti quando l'ho visto ho detto, fatto costa, loro di olivo insomma sono meno pratici, ho detto cacchio, sembra, infatti io l'avevo preso per seme di olivo, invece poi hanno detto no, ce l'hanno mandato dalla Sicilia, figuratevi, dalla Sicilia hanno mandato del mandorlo lì in Friuli per farlo provare a Costantino, perché sanno che lui è uno che comunque realmente è bravo. L'irrigazione appunto va fatta secondo criterio. Naturalmente fate attenzione, posto? No, di che? Scusa, di che? No, non c'è, no, mi fermo, sono senza problemi. Fate attenzione quando appunto bagnate, se avete semi di forma strana, magari leggermente ondulati, a noi ci è successo appunto proprio con radicchio di monte, adesso vi faccio vedere l'immagine. Vedete che il seme è un'unghia, è abbastanza, diciamo, un po' una forma di parabola, no? Noi
non vuole essere troppo coperto, quindi noi mettavamo sopra, anziché la vermiculite, setacciavamo col passino il terriccio, quindi gli buttavamo sopra proprio un film sottile, proprio veramente un velo di terriccio. Che faceva sto bastardo? Quando andavamo, lo mettevamo in plateau, lo mettevamo nei vivai, dopo vi faccio vedere le foto, non ho le foto però di questo caso particolare, l'acqua anche se nebulizzata, siccome il seme è piccolo, vedete, saranno di lunghezza 3-4 mm, se la goccia cadeva sulla punta, lo faceva proprio cappottare fuori dal plateau, e noi ci trovavamo tutti questi semi fuori, sul bordo, ma che cazzo è passato qua, che ci ha spostato i semi... E poi dopo un po', insomma, dalle e dalle, abbiamo capito che era dovuto all'acqua. Allora abbiamo messo poi il tessuto e non tessuto sopra, l'acqua arrivava, il seme non saltava, dovevamo stare però lì attenti a non umidificare troppo, perché sennò andava tutto ammuffito. E comunque, insomma, alla fine, prima la germinabilità, poi il seme che uscì, cioè, veramente abbiamo avuto di tutto. Però un'indicazione che ci ha dato importante è appunto che se... scusate... utilizzate del seme di piante spontanee che hanno della forma particolare e che non vanno troppo, anche questo con l'esperienza lo capite, non vanno interrati troppo, quindi vanno veramente posati sopra il terriccio, occhio quando li bagnate a non bagnarli, diciamo, o nebulizzate proprio per bene l'acqua, quindi una spruzzina proprio, insomma, che va, oppure state attenti perché realmente le gocce d'acqua vi possono far saltare il seme. È normale che se lo fate a casa e bagnate il plateau lo vedete. Se però lo fate, diciamo, con l'irrigatore, non ve ne accorgete perché lo mettete lì, vabbè, è bagnato, ok, 5 minuti lo faccio bagnare, poi dopo ritorno e perdete tutto il lavoro fatto. Il discorso dello small priming, su questi semi qua lo vedi tanto perché essendo piatto, quando praticamente è finito il trattamento, il seme proprio si gonfia, vedi qua, lui è abbastanza piatto su due lati, no? Quindi è, come dire, sembra tipo una banana, quindi se tu, quando gonfia lo small priming che entra dentro il sale e l'acqua, lo gonfia proprio e quindi capisci che è il seme vivo, insomma, quindi può germinare. Era proprio per farti capire il pH del terriccio. Tendenzialmente a pH neutro le piante vengono meglio. Vengono meglio perché, soprattutto se fate un lavoro hobbistico, comunque a casa, un problema grosso è la filatura, cioè le piante che cosa fanno? Prendono, vogliono il sole, mettete là la pianta, vedete, viene su bella lunga lunga, poi puff, viene giù perché non ce la fa a tenere su tutto il, diciamo, il nuovo fusticino. Fondamentalmente dagli studi che abbiamo fatto, sempre qua riferiti alle ortive, un pH neutro tende a nanizzare neanche, però nanizzare è un po' esagerato, comunque a tenere la pianta un po' più compatta, che per il vivaista è un vantaggio enorme, per voi comunque che ce l'avete a casa, anche per voi è sicuramente utile. Migliora anche la formazione dell'apparato radicale, lo vedete nei due esempi, sia diciamo di piantina di lattuga, diciamo sia la parte, lo sviluppo della parte fogliare, quindi epigeo, sia della parte radicale, quindi ipogeo. Qua vedete altre piante sempre di pomodoro con pH 6 e 7, quindi vedete la differenza. Anche qua, ti sto davanti, ti copro, aspetta. Quindi appunto le piante filate sono molto più sensibili alle malattie, in quanto essendo una pianta un po' più debole, come tutta la natura vuole, il più debole si ammala più facilmente. Soffre molto di più gli stress, ha quindi risvolti negativi sulla qualità e naturalmente se fate un discorso vivaistico, produzione minore, scadente, buttate un sacco di soldi. Come controllare la filatura? Concimazioni adeguate, irrigazioni adeguate e soprattutto moderate, non esagerate, e naturalmente regimi termici adeguati alla coltura, quindi non vuole sbalzi di temperatura, non vuole troppe concimazioni, non vuole troppe irrigazioni. Tendenzialmente anche quando la coltura è abbastanza fitta in plateau, quindi crescono tante piantine, come potete vedere nelle immagini. No. Tendenzialmente quasi sempre uno, perché cercavamo di capire anche la germinabilità, no? Facendo poi le prove di germinabilità vedevamo... È normale che ogni tanto ti scappa qualche seme, perché quando è piccolo, quando è tondo, quando è scuro, cioè fa difficoltà già col seme di cipolla, non ci vuole a
vederlo dentro al plateau da 160, figurati un seme ancora più piccolo, non trattato, perché poi non sono trattati, quindi magari sono scuri, sul terriccio marrone manco lo vedi, se non c'è luce. E quando appunto le piante sono molte, i plateau sono molti, le piante poi cominciano a filare anche perché vanno cercando la luce, no? Quindi puntano verso l'alto. Allora anche là è un problema anche quello, insomma. Quindi impiego di terricci meno concimati, rapportare anche qua i concimi a un rapporto più verso il nitrico che verso l'ammoniacale, e qua diciamo queste sono tecniche un po' più diciamo di settore specifiche, insomma. E tipi di concime microgranulare perché? Perché ti permette un rilascio più lento e quindi non gli dà la botta e la spinta subito diciamo fotonica. Modifica quindi il pH. E soprattutto che cosa succede? I substrati con pH neutro fanno aumentare la compattezza, appunto l'abbiamo visto proprio da circa 10-20%, riduce quindi lo stress anche da trapianto, perché la pianta essendo un po' più compatta è un po' più diciamo anche resistente, robusta, ce la fa più da sé a reggere il trapianto e naturalmente poi c'è anche una migliore produzione sia qualitativa che quantitativa e questo l'avevamo notato su broccolo e cavolfiore. Concia del seme. Concia del seme è una cosa che appunto si può fare anche in biologico, se volete, o comunque senza l'ausilio di prodotti chimici. Il chimico sicuramente funziona, ti aiuta, però indubbiamente, insomma, sia per piante spontanee, insomma, è un po' un'eresia. E anche perché se la filosofia è quella di coltivare piante spontanee, andandoci a mettere il chimico, insomma, ci diamo una bella zappettata sui piedi. Ci sono dei prodotti che indubbiamente aiutano, comunque contribuiscono a mantenere diciamo, il seme in sanità o comunque a dargli diciamo, delle resistenze o comunque delle tolleranze verso determinati patogeni, soprattutto diciamo, di tipi fungini. Che cosa si può utilizzare? Possiamo utilizzare tendenzialmente oli estratti di oli essenziali, micorrize, altri composti, miscele varie che trovate in commercio, ne trovate di tutti i tipi. Io qui vi ho messo sia diciamo, cose fai da te che diciamo, in commercio ne trovate quante ne volete. Naturalmente ho cercato di dare risalto a quelli che possono essere diciamo, qualche prodotto che potete trovare, utilizzarlo direttamente voi spendendo meno, senza andarvi a comprare il prodotto della ditta X che lo vende solo in flaconi da, non so, 3 litri e che vi costa magari 10 volte di più. Naturalmente che cosa è importante sapere? Che gli oli essenziali devono essere usati in maniera molto molto corretta, basta veramente poco, un minimo di tolleranza, cioè una concentrazione sbagliata in più che rischiate di realmente bruciare il seme. Sono talmente tanto forti che possono veramente bruciare il seme, quindi perdete praticamente tutto il lavoro che avete fatto. Tutto quello che abbiamo fatto fino adesso lo perdete. Un lavoro appunto del dottor Cattivello insieme a un suo collaboratore del 2008 aveva fatto delle prove su carota, cipolla, pomodoro, lattuga per appunto migliorare e massimizzare questo tipo di concia diciamo naturale utilizzando come elementi naturali aceto e oli essenziali di pompelmo, timo, cannella, origano e bergamotto. Di pompelmo trovate anche un formulato commerciale di alcune ditte, di, vi ho detto anche prima, di micorrize trovate una marea di prodotti commerciali di diverse ditte, timo, cannella, origano e bergamotto, insomma potete farveli realmente da voi, insomma l'estratto di olio è un po' difficile, però insomma se volete lo potete fare, insomma. E anche comunque anche di quelli trovate formulati commerciali. Di tutti i tipi. Che cosa? No, 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 separati. Diciamo, esatto, la prova era aceto e tanti oli essenziali più tanti. Vi ho riportato il titolo dell'articolo, quindi lo trovate. Era su una pubblicazione che era stata fatta a livello nazionale da tutte le regioni d'Italia nel 2008, comunque se volete vi mando anche tutti i riferimenti o magari ti faccio le fotocopie dell'articolo se non lo trovate, puoi girarlo, insomma c'erano su queste piante, hanno fatto pure lì una marea di tesi con prodotti commerciali, prodotti diciamo fai da te o comunque reperibili sempre in commercio, in erboristeria, insomma
c'era un po' di tutto, e l'aceto, che comunque, insomma, chi è che non c'ha l'aceto? È un po' come il sale, utilizziamo sempre le cose della cucina, no? Noi facciamo lì, finiscono lì i prodotti, quindi da lì prendiamo anche altri prodotti, facciamo un baratto, insomma, con la cucina. Vi avevo messo, sì, appunto, fate attenzione alle concentrazioni. Se non erro, adesso mi ricordo un po' così l'articolo, funzionava molto bene l'origano, anche se era a concentrazione tipo 0,5 ml, quindi proprio niente. Se poco poco aumentavi, bruciava il seme, ma proprio bastava poco. Le concentrazioni pare che andavano da 0,25 in su, quindi erano 0,25-0,50. No, poi era 1 ml e 1,25, mi pare che avevamo fatto queste quattro concentrazioni su tutti i prodotti. E comunque avevo riportato anche il discorso dell'acqua, anche lì l'acqua, diciamo, tra virgolette, calda, anche quello aiuta un po', ma molto poco, insomma. Però no, abbiamo provato questi oli essenziali su quei semi di pomodoro, carota, non io, vi dico appunto un lavoro che ha fatto il mio responsabile. L'olio essenziale di origano su carota, cipolla, pomodoro e lattuga. L'olio di cannella su carota, non su tutti, no. Non diciamo la rovescia della medaglia, ecco. Gestione del semenzaio, appunto, anche qua, una volta. Se si è seminato il prodotto, bisogna ricordarsi che la filatura l'abbiamo visto, la sanità dei contenitori, l'umidità e appunto le giovani plantule vanno mantenute in plateau fin quando non mostrano un buon apparato radicale. Quello ve ne accorgete quando appunto vedete, estraendo dalle foto che vi ho fatto vedere, estraendo diciamo, la piantina dal plateau, vedete che c'è un buon apparato radicale. Un'altra scoperta che ha fatto il dottor Cattivello, anche se questo anche era dettato da altri studi che aveva visto in America, così come lo small priming, era l'utilizzo del rame. Su alcune piante, soprattutto sulle piante che hanno una bella spinta radicale, quindi tendenzialmente questo è anche un discorso che ha fatto più sulle piante da orto che su, diciamo, le spontanee, però vale anche per le spontanee, indubbiamente. Rame, proprio acqua rame, sì, verde rame, insomma. Sì. Se voi mettete per queste piante che hanno una forte spinta vegetativa, quindi fanno tanta radice, se le tenete leggermente in più nel plateau, fate proprio difficoltà a tirarle fuori e spesso e volentieri vi si rompe proprio la pianta in mano, o comunque fate difficoltà a tirarla fuori. La pianta, anche se non si direbbe, subisce uno stress allucinante quando voi la tirate via con forza dal plateau. Che cosa ha visto il dottor Cattivello? Che bagnando con la stessa quantitativo che si dà, diciamo, il verde rame, quindi utilizzando lo stesso quantitativo che si dà per, diciamo, la gestione fitosanitaria dell'orto, quindi le stesse concentrazioni che usate per darlo sul pomodoro, insomma, se lasciate a bagno il plateau, proprio prendete il plateau, lo immergete nel rame, 1, 2, 3, gli fate prendere un po' il polistirolo il rame, che succede? Che la pianta quando cresce inizia a sviluppare la radice, quando arriva sul bordo del plateau bagnato dal rame, incontra il rame, che cosa fa? Quel rame gli fa una sorta di caustico proprio per la radice, quindi la radice arriva e si blocca. Come tocca il rame, si ferma, non va dentro. Se voi invece lasciate il plateau senza rame, la radice inizia a penetrare nel plateau, quindi fate più difficoltà ad estrarlo. Questo invece che fa? Tocca il rame, si ferma e punta altre radici che arrivano e toccano solamente il rame, quindi non iniziano ad attaccarsi al polistirolo. Quindi quando lo tirate fuori avete una pianta con più radice, più facilmente si tira via e quindi ha anche uno stress inferiore di, diciamo, di proprio poi anche per il trapianto stesso, insomma. Naturalmente, vi ripeto, è un discorso che va fatto in maniera oculata, soprattutto per piante che vi dimostrano una grossa forza di apparato radicale. Tendenzialmente, appunto, noi l'abbiamo sperimentato sulle piante da orto. Tutte le piante da orto che vengono fatte nel periodo estivo hanno, cioè primaverile estivo, hanno un buon apparato radicale. Quindi immergere i plateau nel rame, per un discorso anche sempre qui di vivaismo, quindi considerate una mole esagerata di piante, una mole esagerata di plateau, una mole esagerata anche di costi, avere una pianta che viene via più facilmente, l'anno dopo chi se l'ha comprata viene là e se la ricompra un'altra volta.
quindi è importante. E poi è importante appunto non tenere troppo la pianta nel plateau, là va un po' l'esperienza, anche va fatto l'occhio e insomma ci dovete fare un po' la mano, perché altrimenti la radice inizia ad attorcigliarsi, fa lo chignon e quindi insomma ho alcune foto che adesso vediamo. Una cosa che abbiamo visto è fondamentale, se tenete, se fate plateau, non dico a livello, questo è proprio sul progetto Bienoverbio, vedete quanti plateau facevamo, insomma, a botta, questo tutto il lavoro, fino, dove vedete differente, un'altra varietà, ma è tutto il lavoro di una giornata, in due, partiamo alle 5 di mattina, comunque, e tenendo diciamo il plateau sollevato con dei vasi rigirati sopra, naturalmente permettete più circolo di aria, meno umidità, minore presenza di fitopatie, naturalmente qui i plateau erano quasi a terra, quindi camminando portate anche, diciamo, siete vettori di, anche di inoculo, di parassiti e quant'altro. Se il plateau lo tenete un po' più rialzato, avete, diciamo, meno potenzialmente siete meno a rischio di portare malattie. Insomma. Questo appunto è un classico chignon che si fa in plateau. Lo vedete proprio, la pianta si arriccia. Lo stesso vale per la silene in vaso. Anzi, questa tra l'altro era venuta dal vaso, messa in campo, era un campo che era talmente tanto argilloso il terreno che neanche la silene è riuscita a aprirlo. Cioè era talmente tanto compattato quel terreno, no? Abbiamo provato in tutti i modi. Dopo un anno ho ritirato fuori la pianta, la radice era tutta là, che si era tutta attorcigliata. Cioè andava avanti perché produceva, insomma la pianta c'era, però indubbiamente ha subito uno stress indescrivibile. L'anno dopo era tutta legno, cioè come ha iniziato a germogliare, buttava fuori i germogli e li lignificava subito perché era in super stress, quindi questo non va fatto. No, il rame, sì, devi prepararti una bacinella con acqua aramata e bagni proprio il plateau, lo immergi, 1, 2, 3, 4, lo fai scolare, lo fai asciugare, il plateau ti rimane blu e poi metti il terriccio e semini, fai tutto quello che devi fare. Dipende sempre, comunque in base a quello che metti, ma comunque le percentuali che usi per le piante da orto va benissimo. Quello da, diciamo, per il pomodoro, puoi utilizzare quello lì, insomma, quei valori lì. Ripicchettamento appunto è la fase in cui voi prendete la piantina dal plateau e la mettete in vaso. Dipende sempre dai vasi. Calcolate che una cosa che non vi ho detto, ma che noi abbiamo anche fatto, la Silene ce l'aveva chiesta la COP perché voleva farci fare uno studio per fare la coltivazione di Silene in vaso. Perché loro volevano fare direttamente in serra, anziché tenerla diciamo in serra, comunque in campo, come si fa per la rucola, insomma, tipo quelle da quarta gamma, tenerla in vaso, perché comunque loro così riuscivano a aumentare il numero di piante all'interno di una serra, e se il vaso era vicino, passando con la stessa macchina che taglia la rucola, sfalciavano la silene perfettamente all'altezza che volevano, la impacchettavano e la mettevano nella quarta gamma. Questa era un po' l'idea della COP, che poi noi non abbiamo portato avanti perché non riuscivamo a stargli dietro. Insomma, però loro avevano già fatto un'analisi di mercato, cioè ci hanno proprio stressato per questo lavoro qua. Quindi anche là. Sì, fa un sacco di tagli. Sì, beh, chiaro, li gestisci tu. E poi figurati che con la Scotts, che è una ditta che adesso si chiama Everis, che fa concimi, avevamo calibro, ce l'ho la prova, non l'ho messa perché sennò ci dilungavamo troppo, avevamo testato 8 tipi diversi di concime a rilasci diversi nel tempo, ma proprio con tanto di grafico del rilascio dell'azoto, del fosforo e del magnesio, anche là avremmo potuto fare veramente un'altra pubblicazione. E abbiamo visto la differenza di taglio, di qualità in base al tipo di concime e al rilascio che questo concime dava sulla pianta. Naturalmente in vaso hai però il fatto che la pianta non ti dura più di un anno, perché poi si stressa tantissimo, perché tu comunque la tagli, il terriccio in vaso da 10 è quello che è, dovresti ricambiarlo, ma a quel punto risemini da capo, rifai un'altra volta il ciclo. Quindi c'era un bel lavoro da far dietro, però cioè,
Io naturalmente, io come anche la mia ex collega che adesso lavora in un altro settore, ma comunque con la mia nuova collega su cui ho lavorato insieme su Futur Bioerbe, siamo due precari, quindi per noi, cioè, noi magari, io ho detto se mi assumete io ve lo faccio sì, là si sono un attimo tirati indietro, però indubbiamente loro, cioè dati alla mano, proprio di mercato, noi la Silene in busta, quarta gamma, la vendiamo, quindi vuol dire che se si è mossa la coppa, vuol dire che insomma dal punto di vista economico il gioco valeva la candela, indubbiamente. Anche qua sul ripicchettamento è importante il terriccio, come vi ho detto prima. Questo anche va molta esperienza, dipende dal tipo di pianta. Comunque, diciamo, la stessa tecnica del plateau ripasso basso. Naturalmente, in vaso potete fare anche le concimazioni, meglio sul terriccio che per via fogliare, anche se va bene anche per via fogliare, ma questo magari lo vedremo domani. Perché piante in vaso e poi in campo? Appunto, perché facciamo le piantine? Perché dobbiamo trapiantare le piante e non seminarle direttamente in campo? Per questi motivi qua fondamentalmente. Io mi sposo molto la tesi del mio di Cattivello che mi rompe sempre le palle su queste cose qua e c'ha ragione. Con il trapianto, anche se è più pallosa la parte iniziale, però hai uniformità di piante, gestisci meglio le malerbe. Hai uno stato fitosanitario migliore perché le piante te le scegli, se le vedi malate non le metti certo in campo. Hai una migliore competizione dopo il trapianto. Hai anche molto meno stress e anche molta meno scalarità del raccolto perché la pianta parte così, tutte partono insieme. È difficile che poi, è molto più difficile che inizino a fare, diciamo, crescite sbarellate, cose strane. Se parti da seme direttamente in campo, non sai quello che trovi. Anche lì, appunto, quando vi ho detto stavamo oggi di Verzenis che mettiamo la rapa da piantina e non da seme, tutti là ci guardavano i vecchi, ma che fate? Queste vanno seminate, voi mettete da trapianto, poi hanno visto la differenza e però mi sa che forse sì, è un'eresia, però noi avevamo poco seme, avevamo poco materiale, qua là la forma migliore era proprio investire sul trapianto e soprattutto per alcune specie spontanee. Conviene di più perché voi mettete una pianta che è vero all'inizio subisce un po' di stress da trapianto, però già dopo va con le sue gambe. Se mettete il seme dovete star lì a spiegare, pulire, gestire tutte le infestanti che vedremo penso domani ormai, che è insomma un lavorone. Il grosso del lavoro della coltivazione delle piante spontanee è proprio gestire le infestanti. State sempre là con la zappa, con il rastrello, con l'erpice, insomma col spazzolatore con quello che ci avete là a pulire, a tagliare betta, insomma. Quasi sempre sì. Le piantine le vendevano, allora al Buon Enrico adesso lo vendono a 1,20 euro a piantina. Però calcola che in alcune zone, non so se domani lo vedremo, però a noi il Buon Enrico ci faceva, non ti vorrei dire una cavolata, ma quasi 2 chili di piante al metro quadrato. Con 30 per 30 era il sesto di impianto, 30 centimetri su telo pacciamante. E sì, te li riguadagni 50 volte quei soldi che spendi. Però tu hai una pianta bene o male potenzialmente molto più sana e sai che cioè, quella che ti danno probabilmente la gestisci anche più facile. Non per tutte è così, perché per esempio la barba di capra facevamo anche lì. Però il seme era talmente tanto piccolo, è proprio un capello quello della barba di capra, quindi lo mettavamo, non facevamo i fori, ma lo mettavamo in semenzaio, poi da lì tiravamo via le piantine, una per una la mettavamo dentro, era un lavorone. Però naturalmente a livello sperimentale puoi fare queste cose perché indubbiamente hai, diciamo, i costi, li ammortizzi con la ricerca, no? Se lo fai come hobbista ti conviene fino a un certo punto, però se tu hai 20 metri quadrati, e allora puoi farlo anche da seme e lo gestisci bene. Puoi farlo anche da piantina perché non è che ti servono valangate di seme o valangate di piantine. Perché 20 metri quadrati cioè se ti devi fare l'orticello. Però se fai un discorso, quel pazzo che ci ha seguito di Bergamo e vi dicevo oggi che fa i vasetti, lui ha fatto esattamente come noi, mi chiamava tutti i giorni, non mi vengono le piante, stanno filando, guarda, 12.000 vasetti fa quest'anno di Buon Enrico. Quindi sì, insomma, ha imparato. Eppure lui ha detto no, se facevo da seme non l'avrei mai fatto. Quindi sai, anche là, pro e contro, poi dipende molto da quello che hai in mano. Sì, è assurdo pensare di fare i radicchi o cose del genere
da piantina, insomma, cioè assurdo, lo fai, eh? Io l'ho fatto, anche per la rosa l'abbiamo fatto. Quest'anno ho fatto prove di rucola da trapianto, la gente mi diceva, ma tu sei matto, in serra bio da trapianto. Io ho detto, guardate che anche Veneto Agricoltura, cioè ho visto altre prove, tutti da trapianto. Ora si stanno tutti convertendo al trapianto pure con la rucola. Rucola selvatica, sì. Da trapianto mettiamo in plateau una, diciamo, perché pure lì il seme è talmente tanto piccolo, sì, proprio un pizzico di seme di rucola in un plateau da 104, 106, non mi ricordo, da, insomma da 100 fori su per giù, quindi così su per giù grandi. Da una, quindi potevano mettere una ventina di seme, poi naturalmente quando vengono fuori tante piante lo pulisci, no? Ti lasci fuori un ciuffettino, le lasci comunque che vengano su 7-8 piante, perché poi ti fa il cespo la rucola, quindi non hai problemi. Però vai a trapiantare la rucola e poi ce l'hai tutta bella uniforme, la pulisci. È vero che anche il seme diviene uniforme, però la selvatica già incomincia un po' più a farti giochi altalenanti se la metti da seme, eh. Anche perché magari il seme è talmente tanto piccolo che se rimane un po' più giù, allora ci mette più tempo per emergere, allora da una parte ce l'hai alta, dall'altra ce l'hai ancora bassa. Poi da una parte magari gli arriva più acqua, allora quella bagnata di più viene sul meglio. Eppure è vero che da vaso, da trapianto è la stessa cosa, però la specie quando ha più foglie il gap lo recupera prima, no? Il trapianto indubbiamente da questo punto di vista ti facilita molto l'attività. No, 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 allora se ce n'è tante le levi, qualcuno proprio la levi, la togli proprio, e poi l'altro ciuffetto di 7-8 piante, insomma, adesso non ti so quantificare bene il numero perché noi fortunatamente avevamo la macchinina, lì sono andati in un vivaio, in un vivaio che faceva piante bio e me l'hanno fatto loro, però anche lui mi ha detto che fa molto rucola da trapianto e l'aspiratore che tira sul seme ne prenderà penso una decina, 12. Noi mettiamo lì, poi vediamo, quando, prima di fare il trapianto, se c'erano, vedi anche perché magari qualcuno inizia a ingiallire, qualcuna è storta, la levi così ti eviti il problema e hai il prodotto più pulito. Questo appunto è la radicchio di monte, vedete, potete notare, insomma, è abbastanza uniforme come produzione, no? Questo è il buon Enrico, a chi interessava, il buon Enrico. Questo appunto nella pagina inferiore della foglia trovate proprio una farina, cioè la sentite proprio con mano, non potete sbagliarvi, proprio lo riconoscete facilmente. Io che non sono un botanico, questa la riconosco facile. Questa è Silene, qua c'è un po' di scalarità, addirittura, no, non è proprio. Avevamo sì, degli irrigatori a pioggia, diciamo, sì, a campana, cioè di quelli che giravano. E questo vedete, abbiamo riempito due serre lunghe 50 metri e larghe, insomma, con tutte le piante del progetto. Tutte queste sono tutte quelle che sono andate poi in prova. Realmente le abbiamo fatte impazzire. Allora. No, allora noi qua questa serra era proprio una serra bio, cioè all'interno del vivaio c'era, anche se loro non erano certificati bio, però ci avevano diciamo, concesso in concessione gratuita perché era un vivaio forestale regionale, quindi diciamo, avevamo l'appoggio della regione anche perché era un progetto regionale. In queste due serre non è stato fatto nessun trattamento chimico. Né sulle piante né tantomeno prima. La cosa fondamentale, soprattutto vi dico, è proprio l'igiene, cioè più la serra. Noi quando siamo andati lì abbiamo messo i teli nuovi sopra, abbiamo cambiato tutto, cioè nel senso abbiamo proprio resettato l'impianto, l'abbiamo disinfettato prima di mettere le piante, quindi l'abbiamo un po' sanificato se vuoi. E indubbiamente cercavamo di evitare di, che ne so, andare in campo prima e poi dopo andare in vivaio, insomma, avevamo un po' d'accortezza, cercavamo di. Indubbiamente ci sono partite delle muffe, malattie, ruggine, di tutto di più. Facevamo un po' di trattamenti. Dopo
domani faremo la parte, diciamo, di difesa delle piante. Comunque ti dico, i trattamenti bio che puoi fare ci sono, determinati trattamenti bio che puoi fare, esistono dei prodotti bio che funzionano realmente. Ci sono altri prodotti, anche lì fatta la legge, fatto l'inganno, tu non puoi dare un tot di rame, ok? In bio, non puoi dare un tot di zolfo, non puoi dare un, fino a un certo punto puoi darli, però no, c'è un limite di trattamento. Ci sono alcuni prodotti, non so come abbiano fatto a registrarli, ti dico anche il nome, Kendall TE della Valagro, che è un prodotto a base di rame, che è considerato un induttore di resistenza, non è un trattamento fitosanitario. Quindi tu puoi darlo, non dico a valanga, però puoi darlo a rame, quindi sicuramente ti aiuta dal punto di vista della gestione della peronospora, insomma tutte quelle malattie, diciamo, associate, comunque che puoi difendere col rame. E in più, che cosa fa il rame? È un elemento fondamentale. Io non sono pro rame, perché ve lo dico subito, anche se parlo sempre del rame, però non mi piace tanto, perché il rame è stato sempre tossico, cioè è un veleno, è utilizzato in bio, e a me è una cosa che proprio mi fa venire i capelli dritti, perché a quel punto c'erano tantissimi altri prodotti che si potevano utilizzare, che, cioè, non capisco questa filosofia, però vabbè, è così e ce la teniamo, insomma. Però il rame è tossico, cioè è proprio tossico, era un veleno, insomma, quindi, però ok, si può utilizzare, lo utilizziamo, insomma. E fortunatamente lo possiamo utilizzare, lo utilizziamo in giuste dosi. E il rame che cosa fa? Una cosa diciamo che aiuta i decumenti a dispessirli un po'. Quando tu dai il rame, la pianta diciamo irrigidisce un po' la cuticola, e quindi anche gli afidi fanno più difficoltà a penetrare la cuticola di una pianta trattata col rame, e quindi indirettamente è anche una salvaguardia anche dal punto di vista di alcuni insetti con il rame, cosa che non è messo da nessuna parte, almeno che io sappia, però realmente così, cioè proprio scientificamente testato, quindi ti aiuta anche per altre cose. In più ha anche altri elementi che ti aiutano a indurre una resistenza. Quello che vi dicevo prima vale sempre: se la pianta è sana, più facilmente, non dico rimane sana, però è meno attaccabile di una pianta stressata. Quindi se tu la pianta invece la fili, gli dai acqua un giorno sì, tre no, la fai un po' ammattire, la lasci più tempo in vaso, qua là, e si indebolisce, quindi là arrivano tutti quanti, insomma. E quello proprio dato di fatto. Noi abbiamo avuto tanti problemi con ragnetti, funghi, insomma, ce l'abbiamo avuto anche noi. Abbiamo cercato di difenderci come meglio potevamo. Fortunatamente all'ERSA abbiamo in dotazione un programma che, vabbè, ci sono FitoGest, BDF, sono tanti programmi in cui tu hai praticamente una database di tutti i prodotti fitosanitari in commercio. Metti, certo non metti buon Enrico perché non lo trovi, però metti spinacio, ti trovi tutti i prodotti bio associati a spinacio, ti serve il prodotto contro l'oidio, allora vedi qual è il prodotto contro l'oidio, Tiopron, ok, utilizzabile in agricoltura biologica, zolfo, oidio. E hai trovato, diciamo, la soluzione, che non è certo la panacea, però indubbiamente, anche se ce l'hai in agricoltura convenzionale, è lo stesso problema. Non usi Dio, però non usi un altro, ma sì, sempre zolfo è alla fine. Comunque, insomma, è normale che per alcune malattie col biologico è più difficoltà, però vedremo poi domani, ci sono gli accorgimenti agronomici che ti migliorano. Prevenire è meglio che curare, no? Sempre quel discorso lì. In biologico è importantissimo prevenire piuttosto che curare. Se tu mantieni in un ambiente tipo serra è più facile mantenere un ambiente controllato, è più facile mantenere un'igiene, diciamo. In pieno campo è un po' più complicato, però alcuni accorgimenti tecnici, se vuoi, ti possono, diciamo, aiutare un po', insomma. Mi pare che trapianto, partiamo da qua domani, o... Sì, dai. Boh, aspetta, vediamo un po'. Vediamo se... Vabbè, dai, posso farvi anche il trapianto, poi magari domani mattina partiamo con l'attività che abbiamo fatto noi così. Tanto questo è corto. Quello che vi dicevo già, insomma, sul trapianto, la realizzazione del nostro orto, che
che cosa dobbiamo fare prima di fare il trapianto? Lavorare bene il terreno, concimazione di fondo se serve e se è necessario, meglio con concime organico. E poi abbiamo, non so se conoscete, se volete ve le accenno un attimo, solarizzazione, velo di serbo o comunque falsa semina. Sono queste alcune tecniche che già aiutano a gestire un po' gli infestanti, indurre anche, diciamo, sanificare un po' quello che è l'ambiente, pulirlo e quindi anche potenzialmente avere meno rischi di non dico di attacchi, però almeno quell'ambiente lì ce l'è un po' più pulito, se vuoi, insomma, ecco, passatemi questo termine. La solarizzazione in un ambiente protetto qua, soprattutto qua, funziona indubbiamente. Non so se lo conoscete, comunque si bagna, si copre, si lascia per un tot di giorni che la temperatura rimanga sui 35-40 gradi, si toglie tutto e diciamo, in teoria il terreno è abbastanza, non è sterile, perché non è sterile, però indubbiamente fai una bella, insomma, aiuti un po' la geodisinfestazione. Il pilo di serbo sono delle macchinette che si usano anche queste molto in vivaio, adesso stanno andando abbastanza. Praticamente sono delle macchine che non hanno altro che delle bombole di gas con degli ugelli che ti buttano fuori praticamente fuoco e passando dove ti serve loro praticamente bruciano tutto. È un passaggio veloce che poi lì dipende anche dalle piante, insomma anche là va fatta la mano. Quella però non fanno altro che farti una diciamo, ti bruciano quello che non vuoi che cresca, salvaguardando, diciamo, le tue piante, insomma, anche là ci sono varie macchinette, questo signore dove siamo andati a fare la prova di Valerianella con pilo di serbo ha scoperto che lui, anche con quella spontanea, in un anno solare col pilo di serbo, anziché lui fa integrato, quindi fa anche, diciamo, usa geodisinfestanti chimici, però col pilo di serbo non ha tempi di carenza, mentre col geodiserbo chimico lui deve avere un 10, 12, adesso non mi ricordo quanti giorni in cui non può seminare nulla perché non gli nasce nulla, deve aspettare che, insomma, il chimico si degradi, si decomponga e finisca, insomma, lasci libero il terreno. Col pilo di serbo lui che fa? Anzi, dice che c'ha ancora maggiori vantaggi perché se è umido, soprattutto in inverno, lui passa col pilo di serbo, geodisinfesta tutto, asciuga il terreno e dietro il pilo di serbo mette già la seminatrice, quindi lui semina direttamente, cioè con un unico passaggio di serba, asciuga, semina, copre, perché poi si mette dietro anche quello che copre il seme, e in un anno solare guadagna un ciclo e mezzo di valerianella. Quindi vuol dire che lui fa una serra e mezzo in più di prodotto ad anno, che sono soldi, esatto. E sono soldi anche perché lui col gas risparmia molto rispetto al diserbante chimico, che costa comunque di più della bombola di gas metano, che ci fa un bel pozzo. Quindi hai tanti vantaggi anche in quello. E appunto queste tecniche, diciamo, usate per il bio, spesso e volentieri in sinergia con altre tecniche, più o meno chimico, comunque, diciamo, cercando di avere meno impatto ambientale, ti garantiscono anche dei risultati migliori proprio dal punto di vista economico. Questo è un esempio lampante, proprio chiaro. Poi si può fare la falsa semina, bella pure, insomma, la stessa, si prepara il letto di semina, ok, semino, allora vengono su tutte le piante, poi fai un passaggio, cioè, evitando di smuovere troppo il terreno, sennò tiri fuori altri semi, proprio minimo, che elimina tutte le piante che sono venute fuori e quindi semini e un po' diciamo pulisci anche là il terreno. Naturalmente prima di fare tutte queste attività qua, quando si è scelto che cosa coltivare, si deve avere già l'idea chiara di dove trapiantare, come trapiantare, cosa trapiantare, la densità, tutto quanto, perché almeno... Che cosa? Siamo andati, allora lo vedremo domani, noi abbiamo sempre, no, comunque te lo dico perché intanto magari domani mi scordo, noi abbiamo sempre cercato di trovare un corrispettivo commerciale di ogni pianta e quindi abbiamo, tra virgolette, traslato la tecnica, l'agrotecnica dello spinacio per il Bonerrico, dell'asparago classico per l'asparago selvatico e per il pungitopo, della silene ci siamo rifatti un po' a quello che potrebbe essere un lattughino o comunque qualcosa, insomma, del genere.
Abbiamo sempre cercato di trovare un corrispettivo, diciamo, coltivato sul CREN. Questi anni abbiamo lavorato tanto sul CREN, abbiamo fatto un lavoro anche là, diciamo, tipo carota, no, perché non è tipo carota, perché è più grosso, però insomma, sempre cercando di trovare un corrispondente commerciale, diciamo, convenzionale coltivato, altrimenti non esci vivo. Poi abbiamo un po' azzardato perché con la Silene l'abbiamo infittita tanto, allargata tanto, visto un po' come veniva. Insomma. Direi di sì, no? Abbiamo sforato la grande.